Siamo nella Sala Cinema dell'Istituto Professionale Francesco De Santis di Napoli, da dove ha preso il via il progetto Il gioco fa scuola, l'iniziativa dell'AMS e del MIUR, che girerà lo stivale con l'obiettivo di infondere il concetto di gioco responsabile tra i giovani maturandi. È un'iniziativa importantissima per questa popolazione e credo proprio per tutto il territorio nazionale. È importantissima perché noi come scuola abbiamo il dovere di educare ai comportamenti i nostri studenti perché possano poi inserirsi con comportamenti corretti nella società. E credo che comunque educare anche al gioco corretto sia una cosa importantissima, far capire, poiché noi, come istituzione scolastica, effettuiamo tantissime iniziative collegate proprio alla legalità. Credo che educare i giovani a ehm, saper giocare eh, nell'ambito delle lotterie nazionali sia fondamentale perché eh, non vengano deviati su comportamenti ludici eh, poco corretti o comunque collegati ad altri tipi di devianze sociali. L'Istituto De Santis forma anche futuri imprenditori, diciamolo. Eh, il fenomeno giochi, eh, sì. qual è quello appunto eh, dei giochi online eh, e anche delle vari, dei vari totem che vediamo in giro nelle ricevitorie? Vede in questo eh, uno sviluppo occupazionale e imprenditoriale per quelli che saranno i giovani che usciranno da questo istituto? Ma sicuramente diciamo che tutto il settore dell'istruzione e formazione nazionale è proprio orientato all'imprendimento. Implementazione delle tecnologie informatiche, quindi eh, vediamo questa iniziativa a 360 gradi, con le competenze che può dare ai giovani che sono in formazione. Oggi la vera ignoranza è quella relativa alle tecnologie informatiche. E quindi eh, noi siamo, diciamo che miriamo con il nostro piano dell'offerta formativa, con tutte le azioni che facciamo, a dare ai nostri giovani delle competenze in questo campo. Ciao, tu quanti anni hai? Io ho 17. Sei solito giocare? Mm, no, non, non spesso gioco, raramente. A cosa giochi di solito? All'otto. All'otto? Faccio la schedina normale, eh, sì. Hai mai vinto? No. <ride> No. Conosci bene il gioco del lotto? In cosa consiste e dove vanno i tuoi soldini quando giochi? Non precisamente, veramente. Non, non, cioè, So più o meno come funziona, però non, non so precisamente i miei soldi dove vanno. E perché tra tanti giochi hai scelto proprio di giocare al lotto e alla schedina? No, perché comunque sono giochi di, di. cioè. comunque uno ci prova, vediamo se ci riesce, uno si diverte comunque. Giochi da solo o in famiglia? No, i miei genitori a volte gi giocano più spesso, diciamo. E sì. Mia mamma di solito è quella che gioca di più, però comunque tra i miei familiari ci sono chi, chi gioca, diciamo. E loro hanno mai vinto qualcosa? Sì, loro sì. sì anche spesso, diciamo. Sono, sono più fortunati rispetto a me. Tu giochi? E ogni tanto, non è che mi piace giocare, ogni tanto. A cosa giochi di solito? A lotto. Sono contro questi giochi. Perché sei contro i giochi? Sono pieni di falsità e pieni di trucchi indietro. Da <ride> cosa lo deduci? Non ho mai vinto. <ride> tu invece? No, non gioco Non mi piace Mia madre, la mia famiglia gioca, ma io no A cosa giocano loro? All'otto Hanno mai vinto? No, mai Sai riconoscere un gioco d'azzardo da quello regolare? Ah boh, sì Il gioco d'azzardo è più... Ehm, sono più soldi in ballo, cose È, è, è meno difficile da vincere È questo Hai mai giocato d'azzardo? Perché? Eh, non mi fido della gente che gioca. Cristina Cardella, psicologa attiva per il MIUR in questo progetto. E il mio ruolo è quello, diciamo, da psicologa, di mh, intanto di informare e formare i ragazzi. Per quanto riguarda l'importanza del gioco, soprattutto nella fase diciamo, adolescenziale, e ovviamente nel gioco è implicito sempre il rischio, cioè i ragazzi amano molto rischiare, però il rischio è normale nella vita diciamo, delle persone, però in adolescenza, in adolescenza assume sicuramente degli aspetti, eh, dei connotati più mh, particolari. Allora, l'informazione è quella ovviamente sicuramente dello stimolo importante che il gioco dà nello sviluppo della persona, eh, ma soprattutto quali potrebbero essere i rischi in situazioni particolari in cui possono prendere poi delle forme di dipendenza, non solo ovviamente dal gioco, ma anche tutte eh, le forme di dipendenza che eh, in adolescenza sicuramente sono rischiose. Quindi è proprio un'informazione e una formazione su eh, diciamo, le tematiche riguardanti il gioco, da un punto di vista psicologico per informare eh, di questi aspetti, da un punto di vista di AMS eh, proprio spiegare chi è AMS eh, e come interviene lo Stato nei giochi pubblici. Luca Turchi è dirigente dell'ufficio scommesse AMS. Eh, qui si parte da Napoli, dall'Istituto Francesco De Santis. Ma quante altre scuole sono, saranno toccate da questo progetto? Sì, è un progetto ad ampio respiro: toccheremo 10 scuole sparse su tutto il territorio nazionale. Sarà coinvolta la scuola qua di Napoli, ma andremo anche a Palermo. E saliremo l'Italia andando Latina, Roma e sicuramente faremo delle tappe importanti al nord, a realtà importanti economicamente come Bergamo e andremo in Piemonte, poi a Bram, provincia di Cuneo. Quindi diciamo che abbiamo cercato di individuare sia scuole sparse su tutto il territorio nazionale e poi scuole di, diversi, di diverso ordine, quindi avremo incontri con studenti dei licei scientifici e con studenti dei vari istituti professionali. Le classi coinvolte saranno le classi terze e quarte dei vari istituti e contiamo di incontrare in totale circa 1500 alunni, ognuno con una propria visione della vita, ognuno con una propria visione del settore dei giochi ai quali parleremo dell'importanza della legalità nel gioco, l'importanza delle regole certe, l'importanza di AMS e cosa fa l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Secondo quale criterio avete scelto gli istituti? Ma la scelta degli istituti è stata fatta insieme al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e abbiamo scelto innanzitutto classi già di alunni abbastanza grandicelli, quindi terze e quarte, come dicevo, quindi 17-18 anni, e sono stati scelti diciamo, in ambiti, abbiamo voluto cercare di allargare più possibile la nostra visione d'insieme e quindi appunto cercare di, Colpire di non colpire, di comprendere più realtà. E quindi abbiamo, cercato anche una, abbiamo ottenuto anche una certa disponibilità dei presidi quale, che ci ha fatto veramente molto piacere, quindi c'è stato in, un interagire tra amministrazione autonoma dei monopoli, Stato, ministro dell'istruzione e presidi delle realtà scolastiche. E sulla base di questa interazione abbiamo scelto queste 10 scuole. Da dove nasce l'esigenza di un progetto di questo tipo? perché l'ams ha deciso di andare eh, di incontrare i giovani. Beh, come tutti sapete, la lotta che sta conducendo l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gli organi di polizia eh, contro l'illegalità che c'è nel settore dei giochi è uno dei tasselli importanti principali nella politica dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quindi, eh, è sentita molto forte da parte dei vertici dell'amministrazione, dottor Giorgio Tino, la dottoressa Gabriele Alemanno, dottor Tagliaferri, appunto. L'idea di cercare di parlare ai giovani, di capire ai giovani, cercare di spiegare ai giovani qual è l'importanza di questa amministrazione, che è all'interno del Ministero dell'Economia e Finanze, e quello che questa amministrazione cerca di fare per i giochi e anche illustrare quali sono anche le, come viene ripartito il rigavato dei giochi che, con i quali noi finanziamo lo Stato in linea generale, ma finanziamo soprattutto le attività eh, importanti da un punto di vista culturale, eh, e quindi parlo di finanziamento a beni ambientali e architettonici e anche e soprattutto finanziamento allo sport. Eh, lo sport italiano è importante per tutti noi, è importante anche, parliamo qui anche di sport eh, a giovani che insomma, saranno sicuramente interessati a questo argomento, quindi eh, illustreremo quelli che sono anche tutti gli aspetti dell'attività dei monopoli di Stato. Eh, I giochi, se svolti in maniera regolare e onesta, possono anche essere possibilità di nuova impresa? Assolutamente sì, eh, diciamo che c'è un importante indotto in quello che è tutto il sistema dei giochi, eh, sappiamo che gli aspetti socio-economici sono tantissimi, ognuno dei 1500 concessionari sparsi su tutto il territorio nazionale ha eh, degli operatori, dei dipendenti. Quindi il favorire il gioco lecito, favorire questi concessionari leciti che operano correttamente significa favorire anche tutta una serie di aspetti socio-economici e implementarli nel corso del tempo, quindi creare maggiore occupazione. E portare un benessere su tutto il territorio, con lo sradicamento anche di tutta quell'attività illegale che in certe realtà è molto sentita, purtroppo ancora adesso. E dagli studenti di Napoli passiamo a quelli di Parigi, però a Napoli. Con Me Gilbert, uno del gruppo dei giovani che hanno portato qui una mostra fotografica che parla di Parigi, ma vista in maniera insolita. Come mai? Buonasera. Tanto, allora, beh, diciamo che abbiamo deciso di fare questa mostra un po' per mostrare ai napoletani, agli italiani come vediamo noi parigini, questa nostra capitale francese da un altro punto di vista, cioè, lontano dai cliché, lontano da quello che si può vedere con la Tour Eiffel o il Moulin Rouge, noi abbiamo deciso di far vedere Parigi in modo, in modo differente. In quanti siete? Siamo 14 foto fotografi um, in, in erba, diciamo come si così. Qua ne abbiamo una parte che si sono andati. Sono sono andati. Sono... Venite, ragazzi, è vero che non, eh. non, che non capiscono bene l'italiano: tu sei l'unico che parla italiano. Quindi, sono 14. State girando l'Italia, Napoli è solo la prima sì. tappa. Prima tappa, infatti, a Napoli, poi forse abbiamo deciso di fare un'altra tappa a Parigi, però esportando foto di Napoli come per creare un insolitamente Napoli dopo. E certo che adesso con tutta la spazzatura che abbiamo in giro avrete tanto da esportare qua. Ma perché no? Allora siete studenti di quale facoltà? Allora, noi siamo studenti in più facoltà, più facoltà differenti, cioè qui abbiamo per esempio, io sono studente in archeologia, poi abbiamo studente in storia della fotografia, una in, due, tre in storia, secondo anno e primo anno. E oltre Napoli, Parigi, dove pensate di andare? Ma non sappiamo ancora, per il momento sono solo dei progetti, ma non, si, non so, si può parlare forse di Berlino, ma è ancora un, 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 un lontano progetto diciamo. Chi vi appoggia in questa iniziativa? Beh per il momento Espace Riveto e i loro contatti, quindi poi vedremo, ci cioè, assaggiamo con, con la facoltà e, e con altre istituzioni francesi e estere. Quindi avete la facoltà che comunque sì, vi poi. dà una mano. Sì, comunque la facoltà comunque, di Parigi 1, eh, dove siamo basati noi come, come associazione, che ci dà comunque sovvenzioni e eh, luogo di, eh, di eh, nascita, diciamo. Che cosa ha di insolito Parigi che voi avete riportato in queste foto? Beh, diciamo, ci sono più temi, come per esempio, non so, il tema di manifestazioni di, eh, estere a Parigi, che può montare la, la, la cosmopolitanità di questa città oppure il tema delle, delle, delle donne, il tema della luce. Cioè tutti i temi che non, non, non sono sempre trattati, sono sempre un po' messi da parte. Allora Gilbert, tu sei un po' napoletano perché, diciamolo, okay. sei qui Monte Monteoliveto perché c'è anche eh, tua madre che, e tuo padre che sono eh, i titolari di questo piccolo spazio che ricordiamo è a Piazzetta Monteoliveto a Napoli, un piccolo spazio culturale. Gli altri ragazzi però sono tutti okay. de, dell'associazione, ma sono tutti francesi, comunque tutti di Parigi. Vorrei sapere da loro come hanno trovato Napoli e che cosa pensano di fotografare qui a Napoli per portare in giro. Allora, ehm, eh, per lei è la prima volta in Italia, in, Italia, in Italia, quindi lei pensa soprattutto a fotografare eh, molta architettura italiana, architettura diversa, architettura. diversa da napoletana, e, e soprattutto, e soprattutto le, per la gente. È diciamo. una qu'on est a Napoli, giusto? il primo giorno che sono la a Napoli, comunque, comunque, è la gente è perché effettivamente c'è molto più calore, molta più vita nelle strade che a Parigi. Uh, don, non non dappertutto, però uh, a Napoli comunque c'è questa, questa caratteristica di persone che vivono nella strada e calorosato. C'è praticamente molta vita, molta animazione in questa città, poi c'è una, una città molto colorata rispetto di Parigi che è comunque un po' più quadrata, più organizzata di Napoli. Napoli è comunque una città che è molto meno fredda di Parigi, molto più animata, c'è cioè sempre questo sistema ricorrente dell'animazione che colpisce molto comunque i francesi che vengono da Parigi, come tutti gli esteri che vengono a Napoli. Sarete a Napoli fino a quando? Quindi saremo a Napoli dall'8 al 24 aprile per presentare questa mostra e poi la mostra ripartirà a Parigi per continuare un po' su, su altre basi.